fatto. Però adesso, signori, siamo super mega rinforzati. Oh mio Dio, troppo, troppo. Aspetta, no, 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 no. Auto, autoplacati. Autofermati. Porca la miseria. Wow, 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 wow. Ok, tutti dentro, tutti dentro. Aspetta, spegnimi, tergicristallo. Sei un pezzente. Che fa il teletrasportatore? Oh mio Dio, ti adoro, teletrasportatore di emergenza. Signori, siete pronti ad attraversare il muro verso la zona centrale? Io no. Signori, siamo dentro. Signori, siamo dentro la zona centrale. Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e bentornati su Pacific Drive. Signori, datemi un secondo che sto terminando i preparativi per questa puntata. Devo dirvi che sono ancora sconvolto dall'ultima parte del viaggio della scorsa puntata. No, vi giuro, troppi traumi e... bello! Oh, abbiamo recuperato talmente tante risorse che, ridendo e scherzando, ho praticamente esaurito lo spazio all'interno dei vari magazzini, armadietti e chi più ne ha più ne metta. Siamo messi bene per quanto riguarda quantomeno le risorse standard. Però sì, la nostra auto è un miracolo che sia tornata a casa dopo il viaggio, terrificante viaggio se mi posso permettere, a cui l'ho sottoposta sul finale del corso episodio. Parte di viaggio che voi dovete ancora vedervi, quindi vi lascio a quei, credo siano 10 minuti di video, e poi riprendiamo, purtroppo per me, le nostre disavventure. Ok, ho capito cos'è l'oscurità inquietante. Semplicemente non si vede uno stracocchio di nulla. Ma porca di quelli per porca. Allora, ferma tutta la baracca. Cos'è? Di già? Di già? Ma mi prendi per il culo? Non può già chiudersi la zona? No, 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 sono appena arrivato. Ma non prendiamoci in giro. Ok, diamoci una mossa. Non possiamo restare qua. Assolutamente. Però non vedo nulla. Relativamente tranquillo. Allora, dobbiamo recuperare dell'energia. Se vogliamo sperare di andarcene da qua. Gioco, io non riesco neanche a vedere la strada. Altro che recuperare energia. Ci sono quantità incredibili di radiazioni. Aspetta. Che casino. Ok. Oh, sì, si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Oh, oh. Elettricità, elettricità. Allora, lo so, porta paziente che mi sta venendo ansia. Devo capire come arrivare là sotto. Si trova proprio sotto di noi. Passo per la foresta. Miseria, che idea di M. Che idea del me. Menga. Ok, va tutto bene. Va tutto bene, tutto calcolato. Fidatevi del telone che sta guidando. Non mi fido nemmeno io. Che fatica. Ok, sono ritornato, non so come sulla strada. Lo so, ho preso qualcosa. Ho preso una sorta di anomalia esplosiva. Non avevo la più pallida idea di dove andare. Ve lo giuro, questa sorta di gigantesca oscurità è un casino di proporzioni bibliche. Quindi... oh, merda. Oh, ok, ok, ok. Abbiamo... queste sono le nuove anomalie. Dicevo, abbiamo ancora una piccola possibilità. Ovvero l'altra cosa di energia più avanti. Perché diavolo? Oh, no, 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 no. Dove è la strada? Qui è la strada, ok, da questa parte. Sì, ma non è possibile. Ma che macello! Voglio dire, siamo ancora nella zona iniziale. Rocce... procedendo abbastanza bene. Alla prossima devo andare a sinistra. Non mi posso neanche fermare a riparare la macchina o a raccogliere risorse finché non abbiamo terminato il viaggio. Allora, aspetta. Qui abbiamo detto che dobbiamo andare di qua. Oh no, siete già arrivati a rompere le palle? Lasciatemi stare, lasciatemi stare. Ok, ok, va tutto bene. Mi sa che una delle nostre ruote ha visto giorni migliori. Devo fare un bel po' di riparazioni. Cos'è sta roba? Questa fascia di luce? Cos'è sta roba bianca? Facciamo che non restiamo qua a scoprirlo. Che non mi pare decisamente il caso. E giù radiazioni. Perché tanto non avevo niente di meglio da fare con la mia cocchio di vita. Ok, non ci sono parti eccessivamente danneggiate. Però le ruote vorrebbero un pochettino di attenzione, piccole adorabili stelline. Oh 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 oh. Cosi sulla strada, cosi sulla strada. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, siamo in parte a causa di energia. Ok, mi fermo 10 secondi. Ferma la baracca, ferma la baracca. Ok, dove puoi? Devo andare? Dimmi dove devo andare. Dove devo andare? In quella direzione. Mi servono i flare. Mi servono i flare. Oh, io qua non ci vedo nulla. Solo sperare di non finire in mezzo a qualche radiazione. O peggio, lo vedo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ok, non è male. Se la tempesta mi raggiunge, siamo praticamente belli che morti. Salve. Scusate, mi fermo giusto 10 secondi. Veloce. Per recuperare qualunque cosa ci sia qui. Non so cosa tu sia, ma ti porto via. Eccoti qua. Mi servi, altrimenti io sono bello che fregato. Dopo io alla macchina. Oh, canaglia. C'è un problema? Ok, oh! Pezzente, pezzente, pezzente. Ok, quello proverà ad attaccare il sottoscritto. Oh, radiazioni, giustamente radiazioni. Dicevo, per fortuna che ho un indicatore che mi dice dove puoi alla macchina. Ah!
Un sacco di radiazioni brutte e cattive. Macchina! Macchina! Aprimi! Ah! Ah! Porca la miseria! A posto, a posto, a posto. Non ho chiuso la portiera, ma va bene così. Ok, questo è un po'. Ok, possiamo andarcene da qui? Il gioco dice che non ho abbastanza energia. Ma mi prendi in giro? Ti sto super mega odiando. Sì, se qualcuno si stesse domandando, sto cercando di raggiungere la trasfera energetica passando per la strada. Aia, aia, au, 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 au. Tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Ho abbastanza tempo per far tutto, vero? Cosa potrebbe mai andare storto? E poi dovrò raggiungere l'uscita. Ok, la sfera è laggiù. Ferma, 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 ferma. Ok, scendi rapidamente. Analizza anche questa anomalia, tanto che ci siamo. Non so cosa sia. Airstrip. Aspetta, è un'anomalia che ti fa volare. Mi fa volare. Che miseriaccia. Vai, 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 vai. Poi devo trovare anche una valida via d'uscita. Minchia, che fortuna. In pieno un coso elettrico. Oh no. Oh, ma sei un pezzente. Aspetta, butta dentro, butta dentro, butta dentro. Ok, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Va tutto bene, auto, va tutto bene. Ok, impostiamo un percorso d'uscita. Ce n'è uno qua in parte. E vabbè, no, non posso far tutto, aspetta. Dobbiamo levarci da qua. Dobbiamo levarci assolutissimamente da qui. E vabbè. E allora dillo che sei un fetente. Ok, al diavolo. Al diavolo, impostami questo. Devo passare in mezzo alla tempesta, ma non abbiamo altra soluzione. Vediamo un po' se mi annulla la tempesta. Oh no, la rende ancora più rapida e veloce. Oh, che fortuna. Ok, immane botta di culo. Ok, tanto siamo in mezzo. Ok. Sì, lo so, stai subendo danni. Mi dispiace veramente un sacco. Sono un cattivo autista padrone e tutto. Cose. Ok, sì, ho tipo tre ruote foratissime. C'ho l'auto che sbanda di lato. È una giornata difficile. Seria ladra, ce la facciamo. L'auto non la perdiamo, figlioli. Subiremo danni, ma l'auto la portiamo a casa. Parola dello zio Telone. Vai, 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 vai. Oh mio Dio, non ci credo, gente. Devo ripararla. Devo assolutamente ripararla. Riportami a casa. Oh, mai più viaggi così, gente. Mai più viaggi così. Wow, non mi ero neanche accorto che ero rimasto senza benzina. Sì, fatto sta che la maggior parte della nostra auto è in condizioni disagiate, disastrate. Però, se abbiamo fatto tutto correttamente, gente, vuol dire che dovremmo poter raggiungere, se la zona centrale è fatta, il prossimo episodio effettivamente la posso raggiungere. Anche solo sbloccare questo percorso è... wow, meraviglioso. Quindi avremo diverse fermate prima di poter arrivare qua. Presumo che ci saranno molto probabilmente altri pit stop, altre aree sicure. E non lo so, si inventeranno qualcosa per semplificarci i viaggi. Speriamo, gente, perché wow, ho la vaga impressione che dovremo sostituire alcune delle nostre gomme. Anche se, no, vanno solo... ma non è così male, sono solo bucate? Oh, questa è veramente un'ottima notizia. Avevo dei sealing kit da qualche parte. Beh, li ho ricraftati velocemente perché le risorse le abbiamo. Mi piace quello che vedo. Questa è bucata? No, ok, perfetto, riparata alla grande. E poi rimane quest'altra. Queste ruote, ragazzi, sono fantastiche. Hanno completamente cambiato il modo di esplorare la zona. Piccola stellina, mi dispiace. Ottimo, eccoci ritornati nel presente. Come avrete capito, gente, dobbiamo sistemare per bene la nostra auto, perché è abbastanza ovvio che oggi finalmente riusciremo a raggiungere quella maledetta zona centrale. Io pensavo che l'auto se la sarebbe cavata abbastanza bene, e invece no, questo gioco sa rimetterti in riga molto ma molto in fretta. Io ho già fatto un paio di viaggi, tranquilli, zone già visitate per recuperare altri materiali. Fatto sta che volevo sbloccare una versione potenziata sia dei pannelli laterali che delle portiere. Oddio, potremmo anche sbloccare il progetto del paraurti. Aspetta, 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 quello in acciaio. Abbiamo due paraurti speciali allo stato attuale, solo che quello frontale, come vedrete, non durerà all'infinito e, per la mia grandissima gioia, non lo posso nemmeno riparare. Tuttavia, finché non sbloccheremo l'energia instabile, non potremo ottenere i progetti delle parti della macchina rinforzate. Quindi posso solo sbloccare quelli resistenti alle radiazioni. E vista la quantità immani di radiazioni a cui ci sottopone la zona contaminata, chiamiamola così, soprattutto quando c'è una tempesta o altro, direi che è meglio cogliere la palla al balzo. Vedete, stessa cosa dicasi anche per le portiere rinforzate. Non le possiamo sbloccare, ma quelle contro le radiazioni avranno innanzitutto anche una resistenza maggiore, che non mi pare la peggiore delle idee. Allora, vediamo un po' di preparare quindi la nostra auto, sperando ovviamente di avere abbastanza lastre di piombo, e servono anche delle lastre di acciaio. Ok, quindi salvo intoppi. Le quattro portiere le possiamo craftare facilmente. Oh mio Dio, siete la cosa più brutta che io abbia mai visto. Mamma mia.
Speravo fossero esteticamente più Succede, ho visto la portiera a fare cose brutte. Dicevo esteticamente più piacevoli e invece no. Purtroppo per noi questo passa il convento. Ma dai, ma che roba orripilante. Ho capito che mi deve proteggere. In teoria possiamo anche rimuovere questo, ora che ci penso bene. Gioco, dimmi che posso tipo sniacarlo nel nuovo armadietto. E Gioco dice sì. Ci stanno perfettamente. Ok, questo armadietto sarà riservato quindi alle parti della nostra auto che per adesso decidiamo di non utilizzare. Casomai più avanti le distruggiamo, in modo tale da recuperarne le materie prime. Allora, aspettate che intanto mi diverto a smontare le portiere e a sniacarle qua dentro. Anzi, ora che ci penso bene, ce ne servirà una extra, perché tecnicamente anche la parte posteriore della nostra auto si crafta tramite una stracocchia di portiera. Oh mio Dio, che cosa orripilante, ma cos'è? Vabbè, Lonino, l'importante è che funzioni. Sì, ragazzi, quest'oggi, purtroppo per me, imbruttiremo un sacco l'auto, ma non voglio farmi trovare con le brache dell'auto calate. Allora, questo è il nuovo coso in acciaio, ma lo lasciamo stare. Craftami invece, a patto di avere le risorse, Gioco dice sì. Dicevo, craftami un paio di pannelli, sempre in acciaio contro le radiazioni. Wow, è orripilante. E purtroppo per me dopo dovrò anche riapplicare tutti gli elementi estetici, anche se non salveranno quest'auto. Nulla la può salvare dalla bruttitudine a cui purtroppo io l'ho costretta. Oh, porca la miseria. C'è un problema, ho finito lo spazio. Allora, craftami un po' di lastre di acciaio. Dovrebbero essere tutte nel mio inventario, altrimenti non posso espandere ulteriormente i nostri armadietti. Mi rode più che altro che utilizziamo energia per produrre dei semplici armadietti. Gioco, ma non ha minimamente senso? Qui. So che più avanti sbloccheremo degli inventari di dimensioni bibliche, qualcosa di supremo e gigantesco. E voilà, ok, ora posso rimettere tutto tranquillamente all'interno, anche perché stavo buttando portiere e il resto direttamente sul pavimento. E a Gioco queste cose non piacciono. Non vorrei dire una minchiata, ma mi sembra che l'auto sia nettamente più pesante di prima. Facciamo finta di nulla che è meglio, spero di avere solo le risorse necessarie per terminare questo lavoro? E la risposta è sì. Per qualche miracolo mi sono bastate. Olè! Zio Billy. La mia povera auto. Però adesso, signori, siamo super mega rinforzati. Purtroppo, come dicevo, il paraurti isolato frontale che abbiamo sbloccato lo scorso episodio non può essere riparato. Quindi, quando si sarà rotto, saranno cavolacci nostri. L'unica cosa che posso fare è craftarne un altro e, ovviamente, portarlo via con noi. Sì, occuperà un sacco di spazio nell'inventario, ma durante questo viaggio vi garantisco che quel paraurti, purtroppo, cederà quando meno ce l'aspettiamo. Allora, crafto un ultimo oggetto, ovvero la Liberator, nome che è tutto un programma e utilizza anche delle risorse abbastanza rare. Praticamente, la Liberator è una pistoletta abbastanza particolare e anche abbastanza costosa. Non la testo adesso perché, come ho detto, è abbastanza costosa. Che ci permette di rimuovere le parti dai veicoli e di riutilizzarle direttamente sulla nostra auto. Quindi, yay ragazzuoli, ora possiamo tranquillamente trapiantare le parti delle altre auto. Ok, gente, penso che possiamo partire. Sono un pochettino emozionato, non ve lo nego. Più che altro sono spaventato da tutti i porchi che dovrò tirare. Oh no, qua la zona è anche bella contaminata. Se potessimo sbloccare più avanti una sorta di scorciatoia, cosa che avverrà, ben venga. Però dobbiamo raggiungere il muro ed oltrepassarlo, fa parte della nostra quest iniziale. Ovviamente utilizziamo questa scorciatoia come abbiamo fatto lo scorso episodio, ma devo riattraversare la zona oscura, zona che avete appena visto all'inizio di questa puntata. Ottimo, vediamo di partire all'avventura. C'è l'auto che mi fa ciao ciao ogni tanto. Da quello che ho capito si dovrebbe poter interagire con l'auto stessa. Ma cos'è? Tipo un sottogioco? Ok. Ah, mi ha fatto il cuoricino. Vabbè, sono contento per te. Ottimo, signori, è giunto il momento di partire all'avventura. Zio Billy, mi sembra di essere davvero dentro la DeLorean. Che ore sono? Peraltro le 5:28. Quindi parte del nostro viaggio sarà durante il giorno. Tranne che per l'appunto l'attraversamento della zona oscura. Ah sì, questo squalo è nuovo, quello che vedete lì sopra. Ho cambiato sia lo squalo che quella specie di roba che abbiamo attaccato sotto lo specchietto retrovisore. Ok, non mi aspetto troppi porchi mentre attraversiamo la scorciatoia. Sembrerebbe essere molto simile a quella dello scorso episodio. Probabilmente la percorriamo al contrario. Non dovrebbe neanche esserci il pericolo della tempesta qui. Ah, facciamo attenzione perché il nuovo motore consuma uno sfacello di carburante in più. Ero quasi rimasto senza benzina. Ma oh no, guarda quanto sprinta via però.
sul finale dello scorso episodio. E devo anche scansionare quella nuova anomalia. Datemi mezzo secondo, perché sapete molto bene che se non... Ah, sta iniziando a piovere. Dicevo, se non le scansioniamo, non possiamo sbloccare nuovi progetti. Ah, è la airstrip, l'avevo già scansionata. Da quello che ho capito dovrebbe tipo sollevarti per aria. Vedete che ho spiccato temporaneamente il volo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, troppo! Troppo! Aspetta! Au! Ok, sì, funzioni. Brava anomalia. Aspetta, aspetta, cerchiamo di rimanere in collina così non faccio altri danni. Ma io devo attraversarla in qualche modo. Gioco, hai rotto un po' i maroni? Se premo control... No, 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 non riesco a controbilanciare l'effetto. Ok, fatto nulla. Oh mio Dio, non si vede nulla! Mi ero dimenticato di accendere i fari, porca la miseria. Posto, mio Dio, perché deve essere tutto pieno zeppo di pericoli in sta cocchio di galleria? Vedo l'ora tuttavia di scoprire quali nuove e meravigliose anomalie ci attenderanno nella zona centrale, con tutti i porchi che abbiamo tirato nella zona iniziale. Ed eccoci arrivati dall'altra parte. Perfetto, ci siamo risparmiati un bel po' di porchi. Aspetta, la prossima zona comunque mi sa che la devo attraversare comunque. È vero, avevo cantato vittoria troppo facilmente. Oh, è un percorso abbastanza semplice. Tuttavia ci sono delle condizioni estreme. Turncoat, non so nemmeno cosa voglia dire. Ok, teniamo gli occhi aperti perché abbiamo scoperto nuove anomalie in movimento. Tipo questa qua elettrica. Quello è buono, quello è buono. Ed è perfetto per testare la nostra Liberator. Allora, datemi mezzo secondo, sperando che le anomalie non ci inseguano. No, perfetto. Ah, c'è anche dell'energia qua in parte, dopo la recupero. Liberator, è giunto il momento di metterti all'opera. Queste, signori, queste sono le porte rinforzate. In teoria, se io gli sparo con questo, vedete che la portiera si stacca! Ma non è garantito, ovviamente, il suddetto risultato. La portiera potrebbe anche danneggiarsi troppo, rompersi e diventare inutilizzabile. Me la puoi mettere... Non ci sta? Come non ci sta? Non prendetemi per il chiurlo. Fidati che ce la faccio stare io in qualche modo. Che succede? Oh! Che sta succedendo? Buon salve? Perché la... Perché si è interrotto il coso della mia macchina? Che sta... C'è un problema, c'è una avaria elettrica, c'è una sorta di avaria elettrica. Oh no, quindi la zona è altamente instabile. Sì, è completamente... Ma porca miseria. Datemi 10 secondi, tanto non può accadere nulla. Non è che parte da sola la macchina. Volevo controllare il retro perché... Wow, di solito è pieno zeppo di risorse. Wow. Ok, come ho detto, si guida da sola. Si sta guidando da sola. No, non pensavo che si... Oh, si stanno anche aprendo le parti dell'auto. Oh, porca la miseria, stati ferma. Ti ferma 10 secondi. Ok, non possiamo rimanere qua, gente. Non possiamo decisamente rimanere qua. Peraltro sta anche calando la nebbia. Che bucio di culo incredibile. Allora, recuperiamo l'energia. E come dico sempre io, leviamo le tende alla velocità della luce. Eccolo lì, lo sapevo. Oh no, non andare verso là. No. Auto, placati. Auto, fermati. Ma ferma. Fermate la mia auto che... Ma porco canaglia, aspetta che mi faccio mettere sotto dalla mia stessa... No, devo andare dietro, devo andare dietro. C'ho il coso elettrico qua in parte. Amen per la portiera. Oh, mio Dio, ok. C'era altra energia che avremmo potuto recuperare, ma allo stato attuale preferirei non rischiare ulteriormente la mia stessa vita. Che faccio, torno indietro? No, Lonino. Devi cercare di uscire vivo da sto cocchio di posto. Zio Billy, che big nebbiozzo. Mi sembra strano che non ci siano ancora i testimoni. Allora, datemi mezzo secondo che... Wow, succede? Oh no, ci sono i cosi che fanno sollevare il terreno. Allora, volevo solo dare un'occhiata veloce alla cartina per fare il punto della situazione. Però c'è un'antenna, gente. L'antenna... mi rode lasciarla lì. Nella peggiore delle ipotesi, se partisse la tempesta, posso ritornare indietro. Ok, c'è una stradina secondaria. Se notate bene, c'è qualche anomalia lungo la strada. Porca miseria, più di qualche anomalia. Oh, aspetta, siamo dall'altra parte del camion. Non mi ero accorto. Allora, datemi mezzo secondo, perché io vorrei prendere anche l'altra portiera. Il problema è che non ci abbiamo spazio. Che faccio? Allora, facciamo una bella cosa. Per adesso la tritiamo. Non importa, per adesso la tritiamo, che mi dovrebbe droppare di tanto in tanto anche i cristalli, quelli rossi, che sono... Come inventario pieno? Oh, wow! Abbiamo veramente l'inventario pieno? Dicevo che sono veramente indispensabili nella maggior parte dei casi. Sapete che potete... Oh, no, di nuovo! Porca la miseria, aspetta, che se mi finisci sull'anomalia siamo nella mia più totale. No. La zona è tutta così. Non possiamo letteralmente lasciare sola l'auto per neanche un secondo. Dov'è la mia portiera? Dov'è finita la mia portiera? Oh no, deve aver sbattuto su qualcosa, dannazione. Ragazzi, vi chiedo una cortesia. La prossima volta che dico no, dovrebbe essere un viaggio semplice, sputatemi nei commenti, proprio uno sputazzone in faccia di quelli colossali.
Ah, ok, se vola di sotto la macchina io mi incazzo ma proprio una cifra. Ma la mia portiera nuova con quel che mi è costata! Oddio, dovrei ricaricare. Se fossi un ometto furbo, ricaricherei completamente la cocchia di partita. Tuttavia la zona è completamente inaccessibile. Speravo di poter entrare, ma sono rimasto profondamente deluso. No, no, sono molto meno... Orca miseria, ripartita di nuovo. No! No! No, 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 devi smetterla. Devi smetterla con questa cocchia di storia. No, ragazzi, no, no, non ci si può fermare. Non puoi aspettar 5 secondi, volevo controllare dove fosse la portiera. Non riesco a fare niente, non riesco a fare niente! Auto! Stai... No, 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 ragazzi, è una zona posseduta dal demonio. È una zona posseduta dal demonio, è impossibile. L'unica cosa che possiamo fare è andarcene. E andarcene e nel prossimo tratto di mappa vedo di montare la portiera che abbiamo appena rubato. È l'unica cosa che posso fare, non so nemmeno se posso ripararla perché ovviamente l'abbiamo danneggiata con il liberatore. È inevitabile purtroppo. Ok, mi arrischio giusto un secondo. Mi posso allontanare proprio un attimo, vero? Ok, l'auto è ferma. Non sto facendo rumori strani. Volevo solo prendere un po' di plasmon. Che tanto schifo non mi fa. Ecco qua, grazie gioco. Perfetto, sembra tutto tranquillo. Tanto fa beep quando parte all'avventura. Buon Salvino. Questa volta ho anche la torcia, quindi posso esplorare gli interni con maggior... Ha fatto beep? Auto! Auto, dove stai andando? Aspetta, devo tenere da parte la torcia per la prossima zona. Arrivo, arrivo. Ma porca la miseria. Ah, perché non mi sfondi un'altra porta nel frattempo? Oh, wow, un convertitore di risorse... No, 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 sono a posto per adesso. Orca la miseria, arrivo, 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 arrivo. No, non metterci sotto, non mettermi sotto, bastarda. Ferma lì, ferma lì, ferma lì, ferma lì. Ok, me ne vado. Me ne vado, me ne vado e tanti saluti. Abbandoniamo questo luogo di perdizione una volta per tutte. Guarda, ci sono cose in... Ma c'è il piombo! Ok, scendo un attimo, scendo un attimo, scendo un attimo. Proprio un paio di secondi veloci, veloci. E chi si è visto, si è visto? Il piombo mi serve, devo fare anche la corazza in piombo per proteggermi io stesso dalle radiazioni. Non è che mi sembra la peggiore delle idee. È tutto super mega radioattivo da queste parti. E voilà, ottimo. Arrivo, arrivo, porta pazienza un secondo. No, 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 no. Ferma, ferma, no, no, non ci provare. Non ci provare, non ci provare. Porcaccia la miseria, ok, fuori di qua. Zio Billy, mi sta anche scaricando la corrente elettrica della batteria. Ah, ma è pieno zeppo di laboratori. Ok, ok, andiamo verso l'uscita. Lasciamo stare, ragazzi, no, no, non ne vale veramente la pena. Aspetta, aspetta, che buccio di chiurlo incredibile. Ok, vediamo di ripararci un attimino l'auto. Proprio un paio di secondi. Non partire all'avventura, almeno mentre sei qua dentro, perché ci sono di solito delle casse di risorse. Ah, proprio qua in parte. Attimo. Perfetto, scaricato tutto qua dentro. Recuperami questa, che forse la posso riparare, figlioli. Vediamo un po'. Aspetta, levati, sgnaccala. Ti prego, dimmi che la ripari. Sì, la ripara lui in automatico. Oh, che meraviglia. Che meraviglia, gente. Hai riparato anche il paraurti? Non direi. No! No, 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 non ci provare. Non ci provare, non ci provare, non ci provare. Ha fatto partire anche la radio. Come vuoi alla radio in sto gioco? Spegni tutto. Beh, che abbiamo lasciato dietro aperto. No, ma dai, ma il tempo di scendere. No, 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 ragazzi, a prescindere dobbiamo andarcene. Ok, no, ripartita la radio di nuovo. Spegni la radio. Oh, oh, la zona si sta chiudendo. Questo è un bel problemone, ma io sono praticamente arrivato. Allora, freno a mano. Se non riparte, 2 secondi. 2 secondi di numero, porca la miseria. Non mi pare di chiedere tanto. Curiosamente questa zona non ha l'allarme. Se non avessi guardato la mappa non me ne sarei neanche accorto. Quindi gran bella fregatura gioco. Questa me la leggo al dito. Ok, ho trovato un po' di risorsine. Una cassa anche qua dentro. Ottimo. E ora possiamo levare le tende. Ho recuperato un bel po' di piombo comunque, eh. Ecco, adesso è scattato l'allarme. Meglio tardi che mai. Via, fuori di qua, ce la faccio, ce la faccio. Mano a mano che andiamo avanti con la trama, le mappe diventano sempre più complicate. Sta minchiata che la macchina ti parte via, ti frega completamente. A posto. Ok, ora siamo nella zona oscura, per la mia grandissima gioia. Zona ad alta instabilità, quindi una cosa ve la garantisco. Fuori di qua, alla velocità della luce, non mi fermo. Magari per recuperare un po' di energia, non lo so. Quanto è scu... Ok, è tanto scu... Ah, ok, i fari erano spenti. Quanto è complicata? Neanche troppo. Però ci sono un sacco di radiazioni, come abbiamo scoperto lo scorso maledettissimo episodio. Beh, la nostra schermatura ci dovrebbe aiutare, mi consolo. Zio Billy, che casino. Allora, aspettate... No, volevo controllare la mappa, ma è un brutto punto per controllare la suddetta mappa. Per fortuna che ci siamo appena riparati. Guarda, è peggio della nebbia. È molto,
peggio della nebbia. Allora, potremmo tagliare passando per i campi, come potete vedere. Mi sembra effettivamente la soluzione migliore. Oh no, oh no, 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 no. Torna indietro, torna indietro. Sì, vabbè. Ci metto una vita? Porca la miseria! Wow! Wow, 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 wow. Ok, ora ho capito cos'era quel modificatore. Praticamente quando veniamo colpiti dall'energia elettrica sprintiamo via tutta birra. Questa è una novità. Ok, il vantaggio è che ora posso scendere. Oh no. Adesso ti ho visto. Proprio qua doveva essere sta cocchia di anomalia. Ok, quello non dovrebbe farmi nulla in teoria, giusto? Ah, non l'abbiamo mai scansionato. Glittering Boulder. Oh, ok. Ora so il suo nome. Allora, scusate se non si vede nulla, ragazzi, ma ho bisogno di questo piombo. Dovrei anche curarmi. Aspetta. Ok, direi decisamente molto meglio. Che bello quando puoi fermarti tranquillamente a recuperare le risorse senza temere che la tua auto decida di partire all'avventura senza di te. Dannazione, la zona successiva invece è piena zeppa di radiazioni. Ci sono troppe anomalie in un unico punto, come ho detto più volte. Allora, la nostra stradina si trova leggermente un po' più a sinistra rispetto a questo punto. Adesso? Porca miseria. Niente, ragazzi, dobbiamo darci una mossa. Molto ma molto più rapidamente. Speravo di potermi fermare un secondo. No, la left and right era qui. Aspetta. Porca. No. No, 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 no. Guardate che sei un pezzente. No, aio. Non ce la faccio. Riesco a controllarla. Riaccendimi i fari che non vedo nulla. Qui hai qualcuno vede la strada. Perché io non la... Ah, la strada svoltava. Porcaccia la miseriaccia. Fuori di qui. Sono nel bel mezzo delle maledettissime radiazioni. Tu fai il percorso. Ok, credo che sia questo. La intravedo. Radiazioni dovunque, dannazione. Aspetta, sento anche rumore di altre anomalie. Devo evitare quelle che mi fanno accelerare, perché altrimenti mi schianto da qualche parte. Ci sono robe sulla strada. Ma che stracocchio. È un percorso orribile, quanto manca. Siamo appena a metà, dannazione. E no, non mi fermo a recuperare energia. Oddio, c'è un camion. Aspetta mezzo secondo, aspetta mezzo secondo. Proprio mezzo secondo. Ah, cosa succede? Perché sto subendo danni? Camion, quando vuoi, senza fretta. Sì, recupera tutto. Recupera tutto, 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 tutto. Tutta, tutta. Perfetto. Che succede? Oh, wow, non ti avevo visto. Vieni qua, no, piccolo bastardo. Levati, no, come faccio a lanciarlo? Levati dalle balle. No, la mia torcia. La mia torcia. Ok, ritorno a bordo. Purtroppo, ragazzi, un po' di radiazioni ce le pigliamo. Questo è un dato di fatto. Abbiamo una ruota che ha visto giorni migliori. Gioco, ti sto odiando. Ok, siamo quasi arrivati. Ci dovrebbe essere un bivio. E ritorniamo sulla strada normale. Poi casomai mi diverto a riparare lo pneumatico. Oh Gesù. Che ansia. E che casino. Forse riesco a evitare anche... No, levati bastardo. Dicevo, le radiazioni della zona che si sta restringendo, della tempesta. Aspetta che c'è un left and right. Arco canaglia. Ok, evitato. Ok, dovremmo essere quasi arrivati. Quasi arrivati. Sì, sì, potevo fare un controllino alle gomme. Tanto la prossima zona fa parte della trama, quindi non dovrebbe avere la tempesta in avvicinamento rapido. Fatta! Fatta, siamo virtualmente fuori. Sì, ho l'auto che sbanda verso destra. Sta sterzando per colpa della ruota bucata. Sì, vabbè, ho capito, zona instabile, ma non poteva capitare in un'area peggiore. Ragazzi, vi giuro, a ogni passo sto gioco riesce a farmi salire di quelle ansie veramente incredibili. Allora, la prossima zona non è poi così male e... stabilità perpetua. Sì, avevo ragione io, qua possiamo fare quel che cocchio ci pare e piace. Ah sì, la prossima area è una palude, se qualcuno avesse dubbi, Intendo la zona centrale è tendenzialmente una palude, se ho visto bene le immagini del gioco. Allora, 10 secondi di pace perché zio Billy sono in super mega ansia. Allora, dobbiamo riparare la ruota, aspetta. Innanzitutto scarichiamo queste risorsine. Senti, mi scarichi anche gli elementi estetici. Questi dopo mi diverto a sistemare l'auto appena possibile. E ovviamente si è scatenata la big tempesta, ma facciamo finta di nulla. Allora, ecco qua il mio sealing kit. Ti prego, dimmi che è solo leggermente forata. E lui dice... Sì, è solo leggermente forata. Vai, 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 vai. Ok, come nuova, come non fosse accaduto nulla. Complessivamente come se la passa l'auto? Ha subito un po' di danni. Questo non resisterà ancora a lungo. Appena possibile dobbiamo vedere di spalmarci sopra la nostra poltiglia riparante. Eh sì, che questi pannelli sono molto, ma molto più resistenti. Ah, vi dico io cos'è successo. Quando l'auto impazziva, andava a sbattere avanti e indietro e pian pianino ha subito una marea di danni. Ah, che due maronzoli. Ma io posso riparare la nostra nuova portiera corazzata? Il gioco dice sì. Perfetto. Noto tuttavia che il nostro tanicozzo secondario è completamente vuoto. Non c'è più benzina. In effetti non ho tenuto sotto controllo il livello della benzina. È basso.
Ok, dobbiamo fare il rifornimento da qualche parte. Allora, noi siamo... Aspettate, controllo bene la cartina. Noi siamo qui. Devo sperare di trovare qualcosa lungo il percorso. Mi fermo giusto a recuperare un po' di energia, visto che la zona è stabile. Tanto vale approfittarne. Ho abbastanza poltiglia per riparare l'auto senza dovermi preoccupare di nulla. Com'è che si accendevano i cosi? Ah, i tergicristalli erano già accesi, scusate. Erano rimasti accesi da prima. Che in verità consumano corrente, giustamente. Siamo onesti, la trama di base di Pacific Drive sarebbe perfetta per una miniserie TV, tipo una decina di episodi. Sarebbe una cosa molto ma molto interessante, a mio avviso. Una serie un po' più al maschile, se vogliamo. Però potrebbe, a mio avviso, stuzzicare l'interesse di un po' di persone. Sì, potrei recuperare la benza anche da lì. Voglio vedere se trovo magari una stazione di servizio o qualcosa, ma potrebbe essere abbastanza improbabile. Non ho visto neanche troppe auto lungo la strada. Porca miseria, proprio adesso, in mezzo alla strada. Completamente, no, t'ho visto, completamente in mezzo alla strada. Oh, sono in mezzo. Oh, non ho fregato a prescindere. Niente da fare. Amen, 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 amen. Il nostro paraurti ancora un po' ci protegge, ma non può fare i miracoli. Oh mio Dio, c'è veramente una stazione di servizio. Che bucio di culo. In realtà non pensavo che ci fosse. Era la speranza a parlare. Aspettate che devo fare retromarcia, perché il bocchettone si trova dall'altra parte. Certo, se la tempesta si placasse per 1,8 secondi, sarei decisamente molto più tranquillo pure io. Allora, non abbiamo troppa benzina, ma penso più che sufficiente per completare il viaggio. A parte che devo controllare anche l'altra pompa. Di solito ce ne sono... Ah, ce ne sono due, perfetto. E... Ah, mi ha riempito automaticamente anche questo. Oh, che bello. Punta tutto come un unico serbatoio. Ok, do giusto un'occhiata veloce. Non mi fermo neanche a triturare le parti varie delle auto. Vedo giusto se può trovare qualche materiale unico qua dentro. Si sa mai. Beh, tessuto non è così unico, gioco. Oh, l'amichevole cestino della spazzatura. Me la dai una bella... Wow, ok. Questa non me l'aspettavo. Ci sono rimasto un po' male. Ok, raggiungiamo quella sorgente di energia. Dopo, ovviamente, recupero quella precedente. Non l'ho fatto perché vorrei evitare di doverci ripassare dopo che è diventata instabile. Sapete com'è. Ed eccola laggiù. Devo fare attenzione perché ho tenuto molto a lungo i fari accesi in questo viaggio. Oh... Parlare del plasma. Vedo dei turisti laggiù. Sicuramente mi compariranno alle spalle non appena la situazione degenera. Salve signore, mi dà un po' di energia elettrica? Ok, perfetto, l'importante... Ora ho capito come combatterlo. Lo devi distrarre in una direzione e poi muoverti in un'altra. Aspetta, ecco qua, perfetto. E ora posso attaccare tranquillamente il generatore al plasma. Pensavi di essere più intelligente di me? Lo sei stato per diversi episodi, gioco? Sì, sì, più o meno è andata così. Facciamo finta di nulla che è meglio. Ah, per inciso, noi dobbiamo andare oltre quel muro laggiù, se non si fosse capito. Allora, aspettate che apro la nuova portiera. Ottimo. L'auto in condizioni veramente eccezionali. Arrivo, 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 arrivo. Cuccati le radiazioni. Ah, beh, chiudi la portiera. Sto cercando di imparare dei miei errori. Oh, merda. Tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro. Aspetta, spegni mi tergi cristallo. Sei un pezzente. Questa potrebbe essere una situazione un po' di M, in effetti. Come la risolvo? Ah, aspetta. Curami, curami. Ma porca la miseria. Attiva il teletrasportatore di emergenza. Che fa il teletrasportatore? Oh mio Dio, ti adoro teletrasportatore di emergenza. Però l'auto è stata tipo devastata. Sto scherzo l'ha danneggiata tantissimo. Ok, sto spalmando salsina letteralmente dovunque. Come fate a non amare questo gioco che vi fa i big scherzoni? Mi ha anche incriccato il vetro. Sto pezzente maledetto. Dimmi che almeno i fari sono a posto. Se, oh wow. Con gli ultimi pezzi la barretta è salita veramente un sacco. È il paraurti che abbassa parecchio la resistenza dell'auto. Ok, questa volta cerchiamo di essere tattici. Ovvero, non puoi ripartire due volte, vero? Bravo. Dicevo, ovvero non parcheggiamo l'auto troppo vicina. Oh merda. Vabbè, sappiamo come fregarli ora che ci penso bene. Allora, auto abbastanza distante, ottimo. Lo scorso episodio ho scoperto che ai signori non piace quando gli tiri il flare. Testimoni di sta ciolla. Dicevo, no, parcheggiamo abbastanza distanti, ottimo. Prenderò un po' di 220, dannazione. Dannazione, prendi coso, prendi coso, prendi coso, prendi coso, levati dalle palle. Au, au. Non mi avete fatto poi così tanto bene. Chiudi, riparti. No, 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 no. Vai dentro, 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 vai dentro. Vieni qua. No, 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 no. Guarda che bastardo maledetto che non sei. Ok, la mia vita ha visto giorni migliori. Aspettate che provo a curarmi mentre provo anche a guidare.
Che non sarebbe male? Gioco, ma stai mangiando il cibo? Quando premo V pensavo usassi i kit medici io. No, il cibo. Questo sta da mangiare le scatolette. Sì, non per criticare, ma ho mangiato cibo per 81 persone. Ok, signori, dobbiamo andare in quella direzione. Le ruote sono messe abbastanza bene complessivamente. Dobbiamo andare un po' fuori strada. Ci dovrebbe essere un'entrata che ci permetterà... Ok, sull'acqua possiamo passare. Di attraversare quel muro. Direi che dobbiamo andare verso la lucina rossa. Se dovessi ipotizzare. Oh no, sono già le 19:20. Arriveremo dall'altra parte che sarà notte. Porca miseria. Meglio che spengo i fari, abbiamo consumato una marea di corrente. Signori, siete pronti ad attraversare il muro verso la zona centrale? Io no. Io assolutamente no. Vabbè, senti, accendimi un po' di fari. Che succede? Lo so, siamo in pendenza. Wow. Aspetta, pensavo che mi teletrasportasse dall'altra parte. Siamo letteralmente dentro. Oh, porca la miseria. È gigantesca questa zona. Sì, lo so, gioco, porta pazienza. Forse la possiamo esplorare, non vorrei dire una minchiata. Allora, spegni i fari. Vorrei dire una minchiata, ma io questo lo posso scalare. Un po'. Sì, 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 non c'è un muro invisibile. Oh, wow. Non ho fatto una minchiata delle mie, vero? Vedo dei testimoni. Aspetta. Ma buon Salvino. Ok, diamo velocemente un'occhiata in giro. È una zona che possiamo liberamente esplorare. Ci sarei passato... Fun Club. Ok, evitiamo di rischiare la nostra... vita inutilmente. Spero che questo non faccia triggerare male, onestamente, gli altri testimoni. Testimoni, gli altri... No, no, testimoni, come cacchio si chiamano? Aspetta. Turisti, era sempre con la T, ma sono turisti, non sono testimoni, razza di imbecille. Ok, questa è l'altra portiera. Questo scambia ingranaggi con cosi ad aria, ma non ho gli ingranaggi. E i cosi ad aria non sono indispensabili. Ne ho trovati parecchi in giro. Gioco un po' più di risorse rare la prossima volta per incentivare il videogiocatore a correre un pochettino di rischi. Tutte ste casse sono praticamente vuote. Wow. Non ho la più pallida idea di dove siamo finiti, gente. Se sta torcia si spegne, io sono nella M più totale. Sì, ho ancora i flare, non dico nulla, però. Aha! C'era un motivo per attraversare questo dedalo di container. Però sì, ribadisco, gioco, tutte risorse. Oh, cibo, buono, buono, buono. Già viste e riviste. Ok, ho continuato a esplorare la zona, ho trovato altri container. Non ho la più pallida idea di dove sia l'auto, credo che... Ah, è là sotto! Ho fatto praticamente il giro. Sì, sto coso è praticamente andato. E il flare fa molta meno luce. Va bene. Aspetta, ma noi siamo arrivati da qua? Forse è da lì che dobbiamo uscire? Non ho la più pallida idea di dove io stia andando. Ho trovato altri turisti anche in questa zona. Forse converrebbe fargli fare boom boom, perché se... Stavo per finirgli in bocca, non dico altro. Però qua c'è la luce. C'è la luce, vuol dire che c'è qualcosa di utile. Ho trovato del vetro. Questi non sto neanche a distruggerli, non ne vale la pena. Sì, mi conviene tornare indietro. Quello... Beh, quello potrebbe danneggiare la nostra auto, ora che ci penso. Anche voi potreste danneggiarla. Allora, vediamo di farli esplodere, perché sicuramente io poi dovrò passare da qui. Disattiviamo anche la torre prima che diventi un pericolo. Prendi tutta sta roba. Ragazzi, mi dispiace se le riprese sono scure, ma come sapete, o tengo in mano un oggetto oppure faccio luce. Non possiamo fare i miracoli. Ok, io ritorno verso l'auto perché è inutile correre. Guarda, guarda, i bastardelli quando esplodono droppano cristalli. Già, ancora altri cristalli. Infatti mi hanno domandato: Lon, come hai fatto a procurarti tanti cristalli? Ho fatto esplodere testimoni. Fra le altre cose. Oh, ho lasciato il motore acceso, sono un imbecille. Ok, non pensavo di mettermi a fare un viaggio così lungo per dovere di cronaca. Ok, io entro qua. Probabilmente ci permetterà di raggiungere la zona superiore. La mappa è veramente tanto vaga allo stato attuale. Sì, 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 come potete vedere sta salendo. Probabilmente potevo evitare la maggior parte di questi casini. Sì, siamo praticamente qua di prima. Olè, ottimo. Allora, se notate bene, noi ci troviamo al centro del muro. Probabilmente ci sarà una via d'uscita un po' più avanti, quindi dobbiamo continuare in questa direzione. Lì c'è la torre che ho disattivato poco fa. Non mi fermo neanche a controllare tutti i container. Non ho trovato... Guarda quanti turisti. Continuo a chiamarli testimoni. Ma porca miseria, quando una parola ti si blocca in testa... Plasma, vabbè, lasciamolo lì, dai. Dicevo, quando una parola ti si blocca in testa, poi non te ne liberi più. Occhio alla corrente elettrica. Vai, 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 vai. Tanto immagino che ripasseremo da queste parti parecchie volte, se dovessi ipotizzare. Olle! Occhio al terreno che si muove, Lonino. Ok, abbiamo una galleria. Dal mio punto di vista dovrebbe essere quella.
quella che ci porta alla via d'uscita. Sì! Oh mio Dio, no, vi giuro, ci abbiamo messo decisamente troppo tempo. Signora, la sento male, purtroppo. Guardi, l'importante è che ce l'abbiamo fatta ad arrivare dall'altra parte. Sì, 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 mi contatti quando arrivo dall'altro lato. Allora, da quella parte non c'è nulla, quindi... Ragazzi, se usciamo, in teoria, completiamo la missione. Il problema è che raggiungere la prossima zona nel cuore della notte non è che mi ispiri troppa fiducia. Sono in viaggio da quasi un'ora, dannazione. No, io spero veramente che ci sblocchino, non lo so, un teletrasporto o qualcosa del genere, perché non posso fare sto viaggio ogni volta che dobbiamo raggiungere la zona centrale. Sì! Signori, siamo dentro! Signori, siamo dentro la zona centrale! Yeehey! Non ho controllato le statistiche! Sono entrato proprio di prepotenza! Salve! Sì, sono il telone del futuro che ha finito di editare il video e, ovviamente, il nostro ingresso nella zona centrale lo vedrete nella prossima puntata. Scusatemi, ma siamo già oltre i 40 minuti di video e stavo notando che, wow, abbiamo sbloccato un sacco di accessi alla zona centrale. E io vi dico che sono già profondamente traumatizzato. Ritornare a casa è stato più problematico del previsto. E più andiamo avanti e più io sto gioco lo sto adorando alla follia. Ma, signori, purtroppo per questo episodio ci dobbiamo fermare qua. Nel prossimo ovviamente vi farò, come dicevo, vedere la parte mancante. E ho ovviamente intenzione di visitare le varie zone della zona centrale, dove, mio Dio, saremo costretti a trovare un sacco di anomalie e recuperare una marea di energia instabile. Chi più ne ha più ne metta. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mando a lavorare dentro il muro. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!